Ciao a tutti, bentornati sul canale YouTube, siamo quasi 160.000 iscritti. Questo canale, grazie a voi, si sta trasformando in un piccolo grande mezzo di controinformazione. E bentornati chiaramente anche sulla pagina Facebook. Allora, io mi sono segnato una serie di notizie, una serie di dati che vorrei fornirvi anche per fare un ragionamento un po' più strutturato su quel che sta avvenendo nel mondo e del quale chiaramente, di tutto ciò, chiaramente si parla molto molto poco. In Italia i mezzi di comunicazione in Italia preferiscono trattare cagate, anche perché determinate notizie, determinati fatti dovrebbero da un lato farci indignare, soprattutto in virtù di tutto quel che ci hanno raccontato negli ultimi 18 mesi, e soprattutto certe notizie, certi dati, di certe notizie, di certi dati dovrebbero rispondere politici e giornalisti che ci hanno raccontato un sacco di balle. Partiamo appunto dal Fondo Monetario Internazionale che ha rivisto una serie di stime. Il Fondo Monetario Internazionale non è il Vangelo e il prodotto interno lordo, per quanto mi riguarda, non è l'indicatore migliore per capire lo stato di salute di un paese, ma è l'indicatore che di fatto il capitalismo finanziario ha scelto per valutare appunto l'economia di un paese. Se ci pensate, intorno al prodotto interno lordo sono state costruite quelle regolette europee che poi impongono determinate politiche o tagli ai paesi appunto che fanno parte dell'Unione Europea. Dunque è giusto parlare del PIL, posto che per me non è il PIL che determina appunto lo stato di salute, il benessere reale di una società. Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto una serie appunto di previsioni rispetto al prodotto interno lordo di vari paesi. Vi do alcuni dati. La Russia, che doveva crollare, no? Le sanzioni avrebbero dovuto far crollare, questo lo disse all'epoca il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, ma poi questa balla è stata ripetuta a pappagallo da altri giornalisti e da altri politici. Comunque la Russia crescerà nel 2023, secondo il Fondo Monetario Internazionale, dell'1,5%, più 1,5%. Dunque la Russia nel 2023 crescerà più di Italia, più 1,1%, più della Germania, che nel 2023 segnerà recessione, poi pare che non ci sarà più recessione nel 2024, meno 0,3% la Germania e più della Francia, più 0,8%. Dunque i tre paesi più importanti tra i paesi fondatori dell'Unione Europea cresceranno tutti nel 2023, meno della Russia. Parliamo di altri paesi. Gli Stati Uniti d'America crescono, ma dell'1,8%. E se ci pensate, è un paese che pensava, in un certo senso c'è anche riuscito, comunque pensava di rafforzarsi dal punto di vista geopolitico e anche economico in maniera consistente anche grazie alla guerra in Ucraina. Io ho sempre ritenuto che alla lunga la vicinanza, a spingere Mosca tra le braccia di Pechino, fosse un suicidio per l'Unione Europea totale, ma anche un problema alla lunga per gli Stati Uniti d'America, per una serie di movimenti geopolitici che stanno cambiando. Innegabilmente il mondo sta cambiando ad una velocità supersonica. La Cina nel 2023 crescerà del più 5,2%, l'India più 6,1% e il Brasile più 2,1%. Ho citato questi tre paesi, il Sudafrica un po' meno, più 0,3%. Questi tre paesi sono tre grandi paesi che fanno parte poi del gruppo dei BRICS, Brasile, India, Cina, Sudafrica e appunto Russia. Pensate che crescita dal punto di vista economico appunto dei paesi che fanno parte dei BRICS, tant'è che molti paesi oggi hanno fatto domanda ufficiale per poter entrare nei BRICS: Algeria, Argentina, in un certo senso anche l'Arabia Saudita. Altro dato, ricordate il tetto al petrolio russo? Credo che l'ultimo in posizione al tetto, quindi massimo 60 dollari al barile, venne imposto nel luglio dello scorso anno, luglio 2022, e durante un G7. Oggi il prezzo, massimo 60 dollari, oggi il prezzo dell'Ural Oil, l'Ural Oil è la denominazione che viene data al petrolio russo di esportazione. L'Ural Oil consiste in una miscela di petroli pesanti provenienti dagli Urali e dalla regione del Volga con un petrolio più leggero proveniente dalla Siberia occidentale. Ecco, l'Ural Oil, la valutazione oggi è 65,4 dollari al barile, quindi superiore al tetto imposto nel luglio 2022 dal G7. E, è un problema, no? Cioè, la Russia non è crollata. Invece, una serie di paesi europei hanno dei problemi. La Germania, più di tutti, anche perché la Germania, tant'è,
che i progetti Nord Stream 1 e 2 vennero approvati appunto dalla Germania sotto Angela Merkel con grande entusiasmo. Andatevi a vedere la foto dell'inaugurazione del Nord Stream 1, credo fosse il 2011, con Fillon, con Medvedev, che era all'epoca presidente della Federazione Russa, con la Merkel, con Rutte. Andatevi a vedere le facce raggianti dei politici europei, no? La Merkel, che sapeva di poter rafforzare l'industria tedesca grazie al gas di ottima qualità e a basso costo proveniente dalla Russia, i russi che pensavano appunto di potersi arricchire sempre più, cosa che all'epoca avveniva, premier olandese che cosciente che grazie alla crescita della Germania sarebbe cresciuta anche l'Olanda, e Fillon che comunque in certo senso esultava lo stesso. Coloro che hanno appunto sentenziato, decretato, ipotizzato la caduta economica della Russia, il crollo grazie alle sanzioni di quest'anno, possibile non vi sia un giornalista capace di fare una domanda? Scusi Letta o ad altri esponenti del Partito Democratico, scusate, o ad altri esponenti dei partiti politici che hanno appunto previsto il crollo della Russia dal punto di vista economico, dunque una rapida conclusione della guerra, come dire, Mosca costretta a sedersi al tavolo negoziato perché stava tutto finendo, stava crollando, file, non lo so, davanti ai supermercati per comprare il pane come durante gli anni di Yeltsin, o assenza di patatine fritte a Mosca. Io ero a Mosca quando reggevo su Repubblica in Russia, mancano le patatine fritte, non me lo dimentico, perché feci quel viaggio anche per raccontare determinate cose che stanno avvenendo oggi. Parlai subito appunto del rischio evanescenza, chiamiamolo così, delle sanzioni, che chiaramente hanno un effetto, ma non hanno l'effetto che ci hanno appunto raccontato. Altra questione, altra notizia. Il ministro dell'Industria e del Commercio, Denis Maturov, della Federazione Russa, ha fornito determinati dati, fonti russe, quindi comunque prendiamole sempre con le pinze. Fonte russe, dati rispetto relativi alla produzione militare in questo momento in Russia. Secondo appunto il ministro dell'Industria e del Commercio, oggi la produzione mensile di armamenti, parliamo quindi di mezzi pesanti, carri armati, missili. I missili vengono prodotti soprattutto in alcune fabbriche intorno a Mosca. L'industria pesante, dei mezzi pesanti, invece già durante poco prima, insomma, durante la guerra patriottica, così viene chiamata la seconda guerra mondiale, in Russia vennero trasferite grandi fabbriche, ma ce n'erano alcune anche in precedenza nella regione di Urali, per allontanarle da Mosca, quindi comunque dal fronte, e anche perché negli Urali, gli Urali sono ricchissimi di una serie di materie prime che servono appunto alla costruzione, quindi lì, soprattutto nella regione di Urali, vengono prodotti mezzi corazzati e carri armati. Ecco, la produzione, secondo l'industria, appunto, il Ministero dell'Industria e del Commercio russo, mensile oggi del 2023 ha quasi raggiunto quell'annuale 2022. Quindi parliamo di una situazione drammatica, drammatica per noi che siamo di fatto in guerra contro la Russia, e drammatica appunto anche per le forze ucraine, che non so come andrà questa controffensiva. Zelensky promette la riconquista della Crimea, fatto sta che ci sono delle perdite significative ogni giorno, centinaia, forse migliaia di persone stanno morendo, comunque sono morte già durante la controffensiva, con la Russia che continua a sfornare carri armati su carri armati. L'Ural Vagonzavod, che è una delle fabbriche più importanti storicamente della Russia, che si trova appunto a 150 km a nord-ovest di Ekaterinburg, che è la capitale dell'oblast, la città più importante, sì, la capitale dell'oblast di Sverdlovsk, sugli Urali, produce ininterrottamente 3 turni al giorno di 8 ore. E il ministro appunto Maturov ha dichiarato la necessità di assumere altre 18.000 persone rapidamente appunto nell'industria bellica, perché c'è bisogno. Ora, sono delle fonti russe, però mettiamola a confronto con quel che scrissero i principali giornali italiani nell'ultimo anno e mezzo: i missili stanno finendo, o i russi combattono con le pale. E se non crediamo, giustamente, vogliamo prendere, io sempre le prendo con le pinze le fonti russe, perché c'è propaganda russa e Russia in guerra. Però vi cito un articolo pubblicato 3 giorni fa da Corriere della Sera, che parla di, ecco questo è il titolo, ecco perché Putin non vuole trattare. Le foto dal satellite, la ripresa dell'industria russa, Corriere della Sera, credo Fubini. Ecco perché Putin non vuole trattare.
le foto dal satellite e la ripresa dell'industria russa. Insomma, cerca di dimostrare che grazie a delle foto satellitari si comprende la ripresa dell'industria russa, che era, si poteva comprendere anche un anno fa. Normalmente è sufficiente studiare il paese, studiare l'industria, soprattutto durante una guerra, la storia del paese e le materie prime che il paese produce. Bastava fare questo un anno e mezzo fa, quando ci raccontarono appunto i missili in esaurimento oppure i russi che combattono quelle parti. La ripresa, scrive il Corriere della Sera, grazie alla produttività del complesso militare industriale. Dunque il complesso militare industriale, che oggi è estremamente produttivo perché la Russia è in guerra non contro l'Ucraina, è in guerra contro la NATO, è evidente, e sta determinando appunto una ripresa della produzione industriale, è evidente. Questo mettiamo in relazione con quel che ci hanno raccontato l'ultimo anno e mezzo, anzi di più, per convincerci, inviando le armi finirà tutto. Mi sono segnato altre cose che per me è bene raccontare. Ricorderete l'isolamento, il fantomatico isolamento della Russia. Ci potevano essere a San Pietroburgo durante il vertice con i paesi africani senz'altro più presenze, però è un segno che vi siano leader africani che vanno in Russia in questo momento e che parlano come tra l'altro stanno parlando anche i leader africani. Io sempre l'anno scorso, visitando Blagoveschensk, che è una grande città che si trova sull'Amur, il fiume che segna il confine tra Russia e Cina, scrissi un reportage che si intitola Un Amur di Russia, il futuro è a gas e occhi a mandorli, e raccontai un incontro che feci con tre militari africani, uno della Guinea-Bissau, l'altro della Guinea-Conakry e l'altra della Repubblica Centrafricana, che si stavano addestrando nella regione dell'Amur, oltre la Siberia in un certo senso, no? Comunque diciamo al confine con la Cina, in basi militari russe. Si stavano addestrando militari provenienti da paesi storicamente legati alla Francia, che hanno fatto parte anche della France-Afrique, cioè dei paesi controllati dalla Francia, alcuni dei quali tuttora utilizzano una moneta che in un certo senso è legata appunto alla banca nazionale francese, parliamo di Franco Seferra. Un leader africano, che è l'attuale presidente ad interim del Burkina Faso, si chiama Ibrahim Traoré, ha parlato davanti a Putin e gli è stato nel 2022 un colpo di Stato in Burkina Faso. Sui colpi di Stato chiunque li ha sempre contrastati può parlare. L'Occidente non è che ha proprio questa credibilità nel condannare, soprattutto gli Stati Uniti d'America, colpi di Stato, vengono organizzati anche recentemente a chi c'è stato un colpo di Stato. Victor Nuland ha di fatto quasi ammesso di aver investito 5 miliardi di dollari per creare una serie di presupposti affinché potesse esserci un cambio al vertice di Kiev, cioè la rimozione di un presidente troppo filorusso e l'arrivo di politici filo NATO e filo Unione Europea, 2014 a Kiev. Quindi possono parlare, gli Stati Uniti d'America possono, cioè quando condannano un colpo di Stato non è che la loro voce sia particolarmente credibile. Ad ogni modo c'è stato nel 2022 un colpo di Stato in Burkina Faso, giunta militare, oggi c'è un presidente ad interim che si chiama Ibrahim Traoré, che parla o prova a parlare, chiaramente ricordando discorsi o parole, o utilizzando anche concetti, vedremo se è soltanto dal punto di vista propagandistico reale, che utilizzava Thomas Sankara, che venne eletto alla presidenza, anche lì dopo un colpo di Stato, in Burkina Faso, all'epoca si chiamava Alto Volta, credo fosse il 1983, e poi venne deposto da un colpo di Stato, assassinato perché si era messo contro il Fondo Monetario Internazionale e anche perché quel Burkina Faso si stava avvicinando anche un po' all'Unione Sovietica. Sentite queste parole, le ha pronunciate appunto a San Pietroburgo Ibrahim Traoré. Com'è possibile che con tutta questa ricchezza, questo ci domandano nuove generazioni, i giovani, ci sono in Africa gruppi politici giovani, si possono seguire in gruppi Telegram, anche su Facebook, movimenti politici giovani che parlano in maniera diversa dai giovani liberal, anche nostrani, combattono per i diritti sociali, economici, combattono contro l'imperialismo, contro il neocolonialismo, contro il capitalismo finanziario. Esistono questi giovani in Africa che combattono per un benessere socio-economico che meritano soprattutto in virtù della ricchezza del continente. E questo presidente, parlando appunto delle nuove generazioni, quello che chiedono, delle domande che si pongono, davanti a Putin ha fatto questo discorso. Com'è possibile che
con tutte queste ricchezze, una natura generosa, acqua e sole, lo sto traducendo, fatto in francese, però lo trovate su internet. In Africa, l'Africa è così povera. L'Africa è un continente povero, ma i suoi capi mendicano davanti al primo mondo. Abbiamo la possibilità di costruire nuove relazioni e speriamo che queste possano costruire un futuro migliore per i nostri popoli. Oggi stiamo affrontando la forma più violenta di colonialismo e imperialismo. I nostri predecessori, immagino si riferisse a Thomas Sankara, ci hanno insegnato che gli schiavi che non si ribellano meritano di vivere una vita di lamenti. Abbiamo bisogno di leader africani che la smettano di ballare come marionette quando gli imperialisti suonano gli strumenti. Queste sono le parole che appunto un leader africano ha pronunciato nell'ultimo vertice di alcuni giorni fa a San Pietroburgo. Putin, come sapete, ha promesso grano gratis ai paesi africani, ha anche dichiarato l'apertura prossima di un polo industriale russo non lontano dal canale di Suez in Egitto. La Cina si sta muovendo ormai da anni in Africa con un colonialismo, possiamo anche chiamarlo in questo modo in certo senso, un'ingerenza economica che comunque è molto più apprezzata dai paesi africani rispetto alle ingerenze economiche con colpi di Stato e bombe e stragi portate avanti dai paesi occidentali, in particolare dalla Francia, tra l'altro. Colpi di Stato che ci sono tuttora in Africa, anche perché quello che è successo in Niger è sconvolgente per l'Occidente. Lì è stato deposto Mohamed Bazoum, si chiama così, il presidente abbastanza filo francese, legato, diciamo, all'Occidente. Che vi sia la mano, non dico russa, comunque il supporto, quantomeno i golpisti hanno pensato di avere carta bianca, che grazie alla Wagner è innegabile. Ed è un grande problema per l'Occidente il colpo di Stato in Niger. Considerate che il Niger produce circa il 30% dell'uranio che viene utilizzato nelle centrali nucleari francesi. Anche il Niger storicamente legato, insomma, fu colonia francese. Ed è un grande problema, tant'è che i primi a condannare il colpo di Stato sono stati Stati Uniti d'America e Unione Europea. Ripeto, quando gli Stati Uniti d'America dicono rispettate la democrazia, fa un po' ridere, essendo i principali organizzatori di colpi di Stato a livello mondiale. Nell'ultimo secolo non so quanti ne abbiano organizzati, anche recentemente, pensate a Salvador Allende deposto in Cile, pensate all'operazione, il colpo di Stato in Iran contro Mossadegh nel 1953, pensate al colpo di Stato organizzato dalla CIA insieme alla United Fruit Company, l'attuale Chiquita in Guatemala nel 1954 che ha deposto Jacobo Arbenz, pensate anche a un soft colpo di Stato comunque avallato da Hillary Clinton in Honduras 2000 e... quando è stato? 2018, 2017, 2016 forse, vabbè, comunque recentemente, grazie al quale è stato deposto il presidente democraticamente eletto Manuel Zelaya. Tanti altri episodi, pensate l'invasione di Cuba, la Baia dei Porci, tante di queste occasioni, ma anche in Medio Oriente, una serie di tentativi di deporre presidenti che soprattutto facevano parte del partito Baath, un partito, diciamo, pana-arabo, in un certo senso socialista medio orientale. Questo non sto giustificando tutta una serie anche di schifezze che hanno fatto leader dei partiti Baath. Però, diciamo, è molto complicato, no? Credere agli Stati Uniti d'America quando parlano di rispetto della democrazia o basta con i colpi di Stato. Oggi Cina, appunto, e Russia stanno entrando con forza in Africa. E quello è il continente, se ci pensate, decisivo per il futuro stesso dell'Europa. Pensate ai flussi migratori, pensate anche dal punto di vista economico. E lì l'Europa è assente. Pensa soltanto, tu dire, ai diktat appunto di Washington. È interessante leggere queste parole di un leader appunto africano e mettere in relazione con tutto quel che sta avvenendo, con le balle che ci hanno raccontato, con anche rispetto al presunto isolamento della Russia. Tanti paesi importanti, anche produttori di petrolio, l'Iran tra l'altro, stanno chiedendo di poter entrare appunto nel gruppo dei BRICS, e anche mettiamo tutto in relazione con quel che avviene in Italia, perché al di là, per questo vi dicevo, poi non è che parlo spesso di PIL, né in positivo né in negativo, perché il governo Meloni si vanta appunto della crescita italiana, però poi ci sono dei dati
sconvolgenti che dovrebbero essere analizzati appunto dai mezzi di comunicazione italiani, di più appunto degli annunci sul PIL. Focus Censis Conf Cooperative. Tassi e inflazione, l'Italia nella trappola, crolla il potere di acquisto e ogni famiglia perde 3.800 euro all'anno. Questo è un pezzo della stampa che cita appunto dei dati, degli studi del Focus Censis Conf Cooperative. Il costo del denaro, dunque, un tentativo innalzarlo per contrastare l'inflazione, un po' ha funzionato, ma poi ci sono problemi enormi, poi tutto quello che abbiamo già perso, ma comunque ci sono problemi anche rispetto ai mutui e quindi anche all'accesso al credito da parte delle imprese. Ecco, secondo determinati dati degli studi potrebbero crollare nei prossimi mesi del 10% dei richieste di mutui e ovviamente le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese, hanno un'enorme difficoltà appunto per poter accedere al credito. Questo viene anche confermato dal Centro Studi Confindustria, anche il Centro Studi Confindustria non è il Vangelo. Comunque rispetto appunto all'economia italiana ferma, va bene il turismo. Io da diversi mesi dico che occhio che quando si parla esclusivamente di turismo ha record di turisti. Cioè un paese si trasforma soltanto in un paese turistico, non è un paese in salute. Cioè, l'Italia in questo si sta trasformando in un paese turistico da visitare. Per i turisti ottimo, ma un paese che non è che le grandi potenze a potenza mondiale sono soltanto paesi turistici. Qua c'è un problema per l'industria italiana, un problema appunto in generale economico, soprattutto perché il prodotto interno lordo poi non riesce a descrivere i reali bisogni sociali di determinate fasce della popolazione, perché vi è innegabilmente un enorme problema di redistribuzione della ricchezza in tutto il mondo, ma sta diventando sempre più consistente anche in Italia. Ecco, questa è la realtà. L'economia ferma, problematiche, l'Italia che va molto bene dal punto di vista appunto del turismo, ma io sono preoccupato se penso appunto all'Italia sempre più un paese unicamente turistico, con enormi problemi per le imprese per accedere al credito, con l'inflazione che continua a mordere, che fa perdere ad ogni famiglia italiana 3.800 euro all'anno, dunque una tragedia, con i mutui che raddoppiano anche per una serie di politiche scelte dalla Banca Centrale Europea, e con la Russia che doveva crollare, contro la quale sono state imposte sanzioni, contro la quale di fatto si è mosso il mondo, il blocco occidentale, più o meno nella sua interezza, salvo delle eccezioni per me più intelligenti, che invece cresce con enormi problemi interni, ma c'erano anche prima, e che oggi denota una produzione industriale e militare che è sconvolgente. Pensiamo alla produzione industriale che cresce grazie appunto alle richieste del complesso militare industriale russo e mettiamo in relazione con le frasi, le parole pronunciate credo 6 mesi fa da Stoltenberg, il segretario generale della NATO, quando disse a tutti i paesi che fanno parte appunto dell'alleanza: aumentate la produzione di armamenti perché sono esaurite le scorte. Esaurite le scorte di armi dei paesi NATO, perché ne hanno date tantissime appunto all'Ucraina. Ultimissima cosa, quando la Meloni parla di costi zero l'invio di armi perché già le avevamo, mente, proprio in virtù di quello che dice Stoltenberg. Se si sono esaurite le scorte, Stoltenberg chiede, impone, perché quando parla Stoltenberg parla Washington, parla Casa Bianca, ai paesi che fanno parte dell'alleanza di aumentare la produzione, che cosa significa? Investire più denari nella produzione di armamenti. Quindi quando la Meloni dice li abbiamo mandati gratis, già ce l'avevamo, mente. Sono menzogne per convincerci che tanto stiamo mandando delle armi, non so, le suete che non servono, o comunque stiamo, tra l'altro sarebbe anche contraddittorio, gli stiamo mandando delle armi a costo zero. Menzogne, perché gliele mandiamo, si esauriscono i nostri arsenali, non quelli russi che hanno una produzione sconvolgente, e quindi dovranno essere riempiti nuovamente con politiche industriali e denaro pubblico, ovviamente distratto da altre priorità, soprattutto oggi che abbiamo una situazione socio-economica drammatica. E un aumento, ripeto, un allargamento della forbice tra ricchi e tanti poveri, ai quali si stanno aggiungendo anche persone che un tempo facevano parte della classe media. Ciao a tutti, condividete questo video, spero di avervi fornito delle informazioni interessanti e come sempre ce la metto tutta e vi do un po' la controinformazione. Ciao a tutti.